Ciao a tutti, io sono Carlo e se è la prima volta che passate qui sul mio canale vi invito ad iscrivervi cliccando qui sotto ed attivando la campanella per ricevere tutte le notifiche. Oggi preparo con voi le patatine fritte così, o almeno ci provo, come le fanno in Belgio. Vi faccio vedere due tipi di frittura, queste qui si fanno con la doppia frittura, come mi hanno consigliato tanti amici sull'altro video, e le friggerò sia con l'olio di semi di arachidi che con lo strutto. Iniziamo! Per prima cosa bisogna sbucciare le patate. Una volta sbucciate le patate, come vedete, le inizio a tagliare tutte della stessa dimensione più o meno, utilizzando uno degli utensili di cui dispongo. Questo è il primo, guardate. Sono tutte della stessa dimensione, chiaramente. Poi ho messo dell'acqua molto fredda in un contenitore capiente. Volendo potete aggiungere, come ho fatto io, anche del ghiaccio. Ed iniziate a mettere le patate man mano che le tagliate. Poi utilizzo, sempre per tagliare le patate, quest'altro utensile. Questo, come il primo, lo trovate a pochi euro o su Amazon oppure nei negozi di casalinghi. Se non disponete di utensili simili, vi basterà tagliare a mano semplicemente con il coltello. Basta fare delle fettine spesse circa un centimetro e poi dei bastoncini che vi consiglio di tagliare, come vedete, per il verso lungo. Una volta tagliate tutte le patate, le lasciamo in ammollo per almeno 30 minuti. Vedete? L'acqua è torbida. Quindi a questo punto le scoliamo, le mettiamo per comodità in uno scolapasta, le sciacquiamo bene sotto acqua corrente fredda e poi continuiamo a sciacquarle finché l'acqua sarà limpida. Una volta sciacquate e fatte sgocciolare bene, le asciughiamo mettendole su un panno. Quando le patate saranno ben asciutte, mettiamo dell'abbondante olio di semi di arachidi in una padella capiente, io preferisco per friggere una wok, e portiamo l'olio a 150 gradi. Per misurare la temperatura dell'olio e regolarvi al meglio sarebbe necessario un termometro da cucina che trovate sempre a pochissimi euro o su Amazon o nei negozi di casalinghi. Quando l'olio sarà arrivato a 150 gradi iniziamo a mettere le patate. Il mio consiglio per avere sempre una frittura ottimale è quello di metterne poche alla volta. Una volta messe tutte le patate facciamo friggere per 5-6 minuti. Se necessario, bisogna abbassare o spegnere la fiamma per qualche istante, in maniera tale che la temperatura dell'olio si abbassi di nuovo. Dopo 5-6 minuti, quando le patate sono ancora bianche, le togliamo, le facciamo sgocciolare con una schiumarola o con un utensile forato e le mettiamo a riposare e a raffreddare o su un piatto con della carta assorbente oppure in un contenitore perforato, quelli appositi per far scolare la frittura. Continuiamo a friggere, senza però coprire le patatine già fritte, che non vanno mai coperte. Quando anche la seconda fritta sarà pronta, uniamo le patatine a quelle fritte in precedenza e le facciamo riposare per il tempo che preferiamo, sempre senza coprire. Volendo, una volta fredde, si possono anche surgelare. In alternativa, si possono far riposare tutto il tempo che si vuole durante la giornata, chiaramente, fin quando non c'è necessità di friggerle. Cioè, volendo, le potete preparare anche diverse ore prima del pranzo o della cena, per poi friggerle al momento. Ora, in un pentolino stretto ed alto, mettiamo a sciogliere lo strutto. Lo facciamo arrivare a temperatura,
sempre intorno ai 150-160 gradi, e mettiamo a friggere per 4-5 minuti, sempre poche patatine alla volta. Passati 4-5 minuti, alla stessa maniera di prima, togliamo le patatine e in questo caso le sistemiamo sulla carta assorbente, oppure come prima, in un contenitore forato. Ora continuiamo a friggere, sempre senza coprire quelle già fritte. Togliamo anche la seconda fritta e mettiamo da parte, ovviamente sempre senza coprire. Anche in questo caso le patatine possono essere surgelate. Ora friggo con voi le patatine che avevo prefritto nell'olio di semi di arachidi. In questo caso però facciamo arrivare l'olio a 180 gradi. Chiaramente per iniziare possiamo portarlo anche ad una decina di gradi in più, tipo 190. Mettiamo le patatine, a questo punto chiaramente l'olio si abbasserà di temperatura. Per questa ragione lo abbiamo fatto scaldare un po' di più dei 180 gradi. Una volta messe tutte le patatine, le facciamo cuocere per 6, 7, anche 8 minuti finché saranno belle dorate. Come vi dicevo anche prima, se la temperatura sale troppo, bisogna abbassare o spegnere per poco la fiamma. Quando le patatine saranno belle dorate, le togliamo e le mettiamo in un contenitore o su un piatto con della carta assorbente. Una volta tolte tutte, le saliamo immediatamente e le sbattiamo un po' per far sì che il sale possa raggiungere tutte le patatine. Mi raccomando, salatele quando sono ancora molto calde. Eccole qui, guardate, sono croccantissime fuori e cremose dentro. Non so se siete riusciti a sentire, sono croccantissime e cremose dentro. Andiamo a friggere quelle con lo strutto. A questo punto friggiamo le patatine con lo strutto. Facciamo arrivare lo strutto intorno ai 170-180 gradi e poi friggiamo per 4-5 minuti. Ovviamente il tempo di cottura può variare, ma in tutti i casi, quando saranno così belle dorate, toglietele e mettetele sulla carta assorbente. Nel frattempo continuiamo a friggere, sempre senza coprire le altre patatine. Ancora calde, mettiamo il sale e le mescoliamo. Guardate, anche queste qui, cremosissime dentro e croccantissime fuori. Accompagnatele con la salsa che preferite. Non so se si è sentito anche quanto sono croccanti queste qui, soprattutto saporite. Che dire, in Belgio sono i maestri delle patatine fritte. Fatele e fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto. E mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un gran bel like, condividetelo e soprattutto iscrivetevi al canale attivando la campanella per ricevere tutte le notifiche. Io per il momento vi saluto e prima di lasciarvi, come al solito, ne approfitto per augurarvi buon appetito!